Ciao, buongiorno. La vittoria sul Napoli, quanto morale ci dà per questa trasferta di Roma? Beh, è stata una vittoria importante, non solo dal punto di vista morale, ma per la classifica, quindi siamo più tranquilli. È chiaro che questo non, quello questo anche dopo la gara, non è che siamo molto molto felici, contenti, non deve farci abbassare con la guardia, che è ancora molto lungo, tante partite, poi insomma, questa partita è una partita molto molto difficile, adesso veniamo. Anzi, senza peso, giochiamo con la squadra più in forma, quella che ha 5 vittorie di fila, la squadra che in questo momento è assolutamente la squadra più in forma. Questa la dice tutta sulla difficoltà, poi non so quanto sia servito o meno la tranquillità della settimana, però dobbiamo sicuramente essere pronti perché domani ci aspetta una battaglia molto difficile. Si è parlato tanto della forma della Lazio e anche tu, abbiamo 5 vittorie consecutive, però anche il Verona sta molto bene. Sì, stiamo bene, quindi siamo sereni, questo non vuol dire che è così, perché poi con queste squadre rischio veramente poi di avere una domenica molto difficile, quindi il nostro modo di essere, la nostra vittoria del Napoli ci deve proprio far sì che abbiamo provato una settimana tranquilla, quindi di averla preparata bene, anche oggi, visto che abbiamo un po' chiuso il cerchio, quindi visti i ragazzi molto concentrati, troveremo uno stadio importante. Quindi su tutte le condizioni che credo che per le motivazioni siano importanti e quindi va bene che sia così. Beh, Che cosa c'è da temere in questa Lazio? quello che ho detto in questo momento, come periodo di forma in un campionato determinante, in questo momento loro credo che sia la squadra in forma, al di là dei risultati consecutivi, insomma, i giocatori, visto che abbiamo Fabrizio che anche oggi ha rinnovato, forse il giocatore più importante, De Anderson, quindi. Questo la dice, poi questo tanto pubblico verrà domani, quindi niente, ci sono tutte le premesse perché insomma, sia una giornata, loro la vogliono far diventare una giornata importante, quindi dobbiamo essere bravi a rendere difficile. Rafa Marquez, come sta? No, Rafa Márquez non è stato neanche convocato, quindi sta recuperando, ma non abbiamo forzato e abbiamo ancora 2 settimane. Ci auguriamo di recuperarlo completamente per il Cesena. Quindi ti mancherà Marquez e i due squalificati Sì, saranno. Márquez.